Belli miei bentornati sempre qui sul canale, sempre al cap, sempre ed esclusivamente su Marvel Snap. Oggi dobbiamo fare una cosa molto importante, raga. Oggi mazzo budget. Cosa vuol dire mazzo budget? Mazzo budget vuol dire tutti quei mazzi che per chi è all'inizio se lo può permettere di poterli fare. Ma anzitutto ci tengo a ringraziare, raga, sia per il supporto delle altre piattaforme che piano piano sto cercando di arricchirle sempre di più. E vi ricordo come sempre che tutti gli altri social li trovate qui in sotto in descrizione. Ma anche per quanto riguarda YouTube, raga, stiamo facendo delle cose molto belle. Vi ringrazio soprattutto per il supporto sotto i video, con i commentini, con le iscrizioni. Dai che ce la facciamo ad arrivare a sto 1000 e quindi niente, raga, non vi faccio perdere ulteriore tempo, torniamo al contenuto. E c'è di più, raga, perché questo mazzettino qui me l'ha consigliato uno di voi. Perché? Perché mi ha seguito su Instagram, perché mi ha scritto, mi ha detto: oh, senti, qua c'è sto mazzo, che vogliamo fare? E ho detto: oh, spacchiamo tutto, bro. Ecco, questo è il tuo mazzo. Adesso andiamo a collaudare. E ci tengo a precisare una cosa: il ragazzo se l'ha inventato tutto di sana pianta, e in più è livello collezione 1500. Raga, ve lo potete fare tutti. E come state vedendo, le uniche due carte che sono di serie 3 e quindi potreste non avere, ma che comunque vi ricordo che il gioco dà la possibilità una volta ogni season di riscattare delle carte gratuitamente della serie 3. Però di queste due carte io ci penserei un attimo prima di acquistarle, che sono il buon Pokestar Gambit e il buon Teschio Evocato del Ghost Rider. Ma non è tutto, raga, perché so già benissimo che qualcuno mi dirà: oh, ma senti, ma come lo potenzi sto mazzo? E ce l'ho già pronto, raga, ce l'ho già pronto, anche perché lo stavo già testando, se mi fai vedere. Ed eccolo qui. Questo è un mazzo che mi sta piacendo per il semplice fatto che sto adorando Helicarrier, sto adorando il Devil Dino perché era da un po' che non lo giocavo. Se siete interessati, poi ovviamente ci faremo un video su perché penso che sia un mazzettino molto forte. E intanto io ve lo lascio qui se mai voleste provarlo. Ovviamente oggi ci atteniamo al mazzo del bro, e in più ci dà anche la spiegazione. Aspetta che la trovo. Allora, scartare Lady Sif, piazzare il Devildino e poi si mette Ghost Rider il turno 6, così che Lady Sif scarta Helicarrier e fa 7 punti con Evildino, molto semplicemente. E poi, se ci abbiamo passato anche il collector, facciamo una valanga di punti. Ok, andiamo a provarlo a Infinite. Vediamo come rende questo mazzettino. Dai! Allora, gli obiettivi di questo video sono sicuramente vincere qualche game, ma soprattutto voglio che mi esce la combo in questione. Perché mi deve uscire, frate. Allora, l'abbazia. Spero che tu non sia un destroy, frate, perché potrebbe essere molto complicato. Non c'ho niente passo. Con calma. Allora, Gambit è inutile. No, Sokovia no. Va bene, Gambit. Il problema è questo adesso. Però intanto io le Sif lo posso fare. Fanculo alla combo adesso, non la posso più fare. Facciamo le Sif qui. Sì, su Metropoli dei Mostri, mi piace. Bello anche Wong, potremmo sfruttarlo in qualche maniera, sai. Ok. Devildino. Ora, vorrei fare una cosa. Non ho carte. Io non ho carte. E diciamo che per salvare Devildino mi deve uscire Helicarrier. È una carta da scartare. Da poter scartare. Quindi, quello che farei io è fare. No, 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 scherzavo. Aspetta, fai Wong. Fai Wong. Mi è venuta l'idea. Mi è venuta l'idea. Bello. Risolvo prima io. C'ho Prio. Aspetta, raga. Aspetta, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Blade me lo tengo, va bene. Facciamo Ghost Rider. Lui adesso mi farà Jane Foster, no? Vabbè, ma io ti snap. Io ti snap. Adesso vi spiego, raga, con calma. Devo uscire la Clay. Devo uscire sta Clay, non me ne frega niente. Devo uscire anche perché possiamo fare veramente tante belle cose. Aspetta, fammi vedere che cosa prendi. Ok. Allora. Infinauta. Vai Gambit. Sì? No, dai, dai, bello, molto bello. E già diciamo che la vittoria ce la siamo guadagnata, no? Ce la siamo guadagnata. Molto bella quella play. Il raft, skippa. Non è bello, però. Non è bello neanche questo. Il mazzo è briccato alla grande. Guarda, tutto al contrario. Tutto al contrario, frate. Tutto al contrario. Tutto al contrario. E devo fare l'elisif. Swordmaster è molto casuale. È veramente molto casuale, è veramente molto brutta la pixel. Questo sì, è vero, siamo tutti d'accordo su questa cosa. Che faccio? Faccio le zip adesso. Fate il pazzo. Warmaster. Io credo nel cuore delle carte. Ok. Ci sta. Quindi adesso
Adesso questa cosa mi permette sicuramente di fare Lady Sif adesso. Faccio Lady Sif, faccio Devildino. Poi, turno 6, faccio Ghost Rider. No, però mi vorrei prendere la carta del Raft in qualche maniera blanda e buzzurra, no? Con calma, Lady Sif qui. Dici Iron Lad. Ok, Shadow King. No, dall'altra parte, va bene. Non fa niente questa cosa. Ghost Rider. Lo devo fare per forza? No, posso fare anche Devildino. Ci pensi, no? Posso fare Devildino, posso fare Devildino, sì. Sì, mi piace questa cosa. E a destra, sì, va bene, quella è la sinistra. E poi Ghost Rider al centro, più carta, più swarm. A sto punto, mi verrebbe da dire. Guardate, c'è Gambit. Ma Gambit adesso no, non lo posso fare Gambit. Il semplice fatto che adesso ho 15, il Devildino. Così io vinco. E così io vinco. E io la proverei così. Oppure me ne frego totalmente di questa roba. E faccio Swarm qui e Ghost Rider. Gli lascio il centro. A meno che lui non mi fa mistica adesso su Pet Mansion. Abbiamo perso altrimenti. Abbiamo perso. Abbiamo perso. Cazzo, c'è Shadow King, è vero. Ehi, wow, perdevo ugualmente. No, non perdevo ugualmente se avessi fatto Ghost Rider qui e Swarm qui. Guardate, ma che cazzo ne potevo sapere? Va bene così, posso dire. Ecco, grazie che mi fai giocare Morbius, mi fai giocare il Collector, che mi sta facendo pescare tutto il contrario in questi due game. Lo farei subito, tra l'altro. Dai, lo farei subito. Lo farei subito sulla dimensione Nur. Perché può essere veramente comodo, sia per quanto riguarda Devildino, pescare sti schifoidi, e sia per quanto riguarda il nostro pescare carte, capito? Tu giochi la Javets, cosa mi dovrei aspettare? Doppio Eli Carrier. Frate, è pazzo. Facciamo così, così che noi possiamo giocare subito Devildino, no? Questo è un Silver Surfer. Silver Surfer dovrebbe avere anche Rogue o Enchantress. Cazzo, possiamo fare anche Eli Carrier. Devo fare anche Eli Carrier. Volendo, eh. Sai che ti faccio? Io ti faccio Eli Carrier qui. Intanto. O no? Ti faccio Eli Carrier al centro. E mi prendo la cartina. Sì. Di Sebastian Shaw. Ok, ci sta. Adesso. Devildino lo voglio fare adesso. Onesto. Lo voglio fare adesso, Devildino. Sword Master, bello. Che farei qui? E farei anche di questo. Lo farei qui. Va bene, Iron Heart. Ok. Il problema. Guarda quanto poteva essere utile uno Shangli. Madonna, come ti combinavo, frate. Ora, non abbiamo prio. Questo è anche vero. Non credo abbia Lyot a sto punto, un Silver Surfer. Agente 13. Frate, Agente 13. Non abbiamo nulla da scartare. Però abbiamo Sword Master da giocare. Che io giocherei qui. Abbiamo Ghost Rider e Blade inutile. Farei Agente 13 a sto punto. Sì, vediamo se basta in tutto ciò. Dici Forge. Dici Boot, ok. E quello è un Silver Surfer, dai. Ok. Mi sa che non basta. Bisogna vedere che cosa scarta Sword Master. No, frate. No, frate. No, frate. Non ci faccio nulla con Blade, sai. Non ci faccio assolutamente nulla. Peccato. Peccato, perché la Blade c'era. Agente 13, vabbè. Dai, ma se Ghost Rider mi avesse preso Eli Carrier ero in finale, era sempre vinta. Era sempre vinta. Ma noi non demordiamo perché adesso arriva la win, fratelli. Se arriva la win. Xandar, non mi interessa. Non mi interessa neanche Blade. Però, adesso abbiamo da pescare tutte belle carte che possiamo andare a scartare. No? Sakar. Ok. Sakar è un disastro. A meno che lui non mi mette
che ne so, Devildino e Collector. E faccio io Antis. Ci sta? Ci sta, voglia se ci sta. Ha voglia se ci sta. Dammi le Sif. Permettiti. No. Frate, Olimpia mi ha rovinato tutto. Potevo uscire la combo. Potevo uscire la combo, frate. E non so che giocare, raga. Perché le Sif va a scartarmi i carrier. Potrei fare Blade. La vado a 7 così facendo. Va bene, Gambit. Basta. Affidiamo alla fortuna di Gambit. C'è agente 13, buono. Scartami Craven, frate. Scartami Craven. Ok, però. Con calma. Perché noi abbiamo Morbius da nostra. Che farei qui? Abbiamo solamente Davidino scartato. Ok, giocare Craven. Ok. Poi, che cosa vorremmo fare? Ok, aspetta, 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 sto ragionando, sto ragionando. Potremmo andare bello Sword Master. Bello Sword Master. E quello che vorrei fare è fare Sword Master. Sì, ma no, frate. Sì, ma no. Sì, ma no. Facciamo Lady Sif, va? Facciamo Lady Sif e facciamo Blade. No, soltanto Lady Sif. E poi ci affidiamo a Ghost Rider. Ghost Rider ci può prendere sia i carry che sia il Devildino. A sto punto. Giocherei lo Swarm. Ha voglia se giocherei lo Swarm. Giocherei lo Swarm qui. Sì. Ok, tu giochi Sera. Va benissimo così. Vi va bene questa cosa. Ora. Accumula Collector. Accumula Morbius. Pure Apocalisse ha preso. Pazzo. Ghost Rider. Facciamo Martyr. No. E poi è un disastro. Facciamo Blade a sto punto. Blade lo possiamo fare. Vabbè, ma anche Martyr. Vaffanculo. Facciamo anche Martyr. Sentiamola. Ok. Lì abbiamo vinto. Tutte e tre le location. E io credo che a sto punto abbiamo reso gloria a questo mazzettino. Ha fatto delle belle play. Mi sono veramente divertito con questo mazzettino. Un grazie dovuto al bro che ha deciso di mandarmi questo mazzettino. Grande brosio bro. E io vi dico che il mazzo ha provato tutti gli effetti. Per me ha dato tutto questo mazzo. E merita.